Gli amanti delle buone letture non ringrazieranno mai a sufficienza la casa editrice Adelphi e Roberto Calasso, la sua guida, presidente ormai da molti anni, per avere portato in Italia molti autori e molte opere, spesso dimenticate, quando non censurate dalla cultura ufficiale. Ricordiamo dall'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, alle braci di Sandor Mahray, alla versione di Barney di Hitler, e poi tutta l'opera di Simenon, Dürer, Matt, Roberto Bolaño per arrivare agli ultimi, e gli italiani, Sciascia, e Morselli, Cristina Campo, eccetera. Una di queste riscoperte è Irène Némirovsky. Irène Némirovsky, a partire da Suite francese, caso editoriale del 2005, portato in Italia appunto dalla Francia, da Calasso, da quel momento e da quel successo, Adelphi ha cominciato a pubblicare tutta l'opera di Irène Némirovsky. Questa autrice di origini ebraiche, nata in Ucraina nel 1903, arrivata a Parigi con la famiglia per sfuggire alla rivoluzione russa, il padre era un ricco banchiere, è diventata negli anni tra le due guerre una delle autrici più popolari in Francia. E poi purtroppo finita tragicamente ad Auschwitz, dove morì nel 1942 in seguito alle leggi antisemite che appunto colpirono la Francia durante l'occupazione nazista. I romanzi della Némirovsky, oltre a Suite francese, ricordiamo David Golder, Il ballo, I cani e i lupi, Jezabel e molti altri, sono autentici romanzi popolari, ma nell'accezione veramente più alta e nobile del termine, nel senso che sono scritture che ritraggono con grandissima potenza un'intera epoca, sono affreschi potenti, trame forti, avvincenti, di grande modernità, e con dei personaggi straordinari, scavati psicologicamente dalla Némirovsky con una straordinaria maestria. Non fa eccezione I Falò dell'autunno. I Falò dell'autunno, scritto tra il 1941 e il 1942, quindi poco prima della tragica morte della Némirovsky, pubblicato poi postumo nel 1957. La vicenda è ambientata in Francia tra il 1912 e il 1941 e narra l'amore della dolcissima giovane Thérèse e del suo coetaneo Bernard, un piccolo eroe trasformato purtroppo dalle violenze della guerra in un cinico, avido lupo affamato di denaro e di piaceri, e la cui vita sarà devastata dal fuoco di molti incendi, amori sordidi, fallimenti economici, tragici lutti familiari, e fino addirittura appunto alla tragica esperienza di ben due guerre, la prima e parte della seconda guerra mondiale. Prima di trovare, riuscire a trovare la possibilità di una rinascita, e in qualche modo di una nuova crescita proprio attraverso le ceneri di questi disastri. La Némirovsky con questo libro mette sotto accusa un'intera società fatta di profittatori, di ladri, di maneggioni di ogni tipo, di politici corrotti, descrivendo impietosamente il processo di degradazione della società francese nei primi decenni del Novecento, reso proprio attraverso la vicenda del protagonista, appunto Bernard, eletto a simbolo di questa borghesia cinica e arrivista,
e che lei descrive appunto con una satira impietosa. È una storia che si legge d'un fiato proprio, una storia amara, straziante, ma anche di indicibile dolcezza, che indaga e svela la vera natura dell'amore. E sonda i meccanismi del potere, descrivendo con grande forza e tragicità la fine di un'epoca.